Ciao a tutti da Dr. Loomis. In questo video parleremo di poliziesca all'italiana, per la precisione del cofanetto di Fernando Di Leo, uscito un po' di tempo fa. Il cofanetto comprende quattro film del grandissimo regista italiano, che ora andremo a vedere più da vicino. Ecco qui allora il cofanetto di Leo Crime Collection, che contiene quattro film in Blu-ray del maestro Di Leo. Cofanetto che venne distribuito nel settembre del 2013. Film che vennero girati tutti a distanza di circa 4 anni. Qua ci sono le quattro amarai che ora andremo a vedere ad una, più un piccolo booklet che sfoglieremo dopo. Iniziamo con il primo Blu-ray, che poi in realtà sarebbe il secondo film della trilogia. La Mala Ordina, girato nel 1972 con Mario Adorf, Henry Silva e Adolfo Celi. Tra i suoi contenuti extra è incluso anche il documentario Alle origini del male, molto interessante. Il film è vietato ai minori di 18 anni. Qui possiamo vedere il Blu-ray. All'interno, ecco qua. Passiamo quindi al secondo film. Non sono in ordine, però vabbè, vediamoli così. I padroni della città, che sarebbe peraltro il quarto film in ordine di data, girato nel 1976. Qui il protagonista è Jack Palance. Negli Stati Uniti questo film uscì con il titolo Mr. Scarface e venne distribuito dalla celebre casa di produzione Troma. Qui possiamo vedere invece il Blu-ray all'interno. Ok, passiamo invece adesso a Milano Calibro 9, che sarebbe il primo film della trilogia del milieu, girato nel 1972. Nel cast c'è anche Gastone Moschin, Barbara Boucher, le bellissime musiche composte da Luis Bacalov. Da segnalare diversi documentari all'interno molto interessanti. E qui abbiamo il Blu-ray. Ricordo che anche Di Leo fece un piccolo cameo in questo film, inizio film, nella scena del Duomo. Infine abbiamo il Boss, che sarebbe comunque il terzo e conclusivo capitolo della trilogia. Qui ritroviamo Henry Silva nel ruolo di Nick Lanzetta. Venne girato nel 1973, ambientata in una Palermo, diciamo, cupa e notturna. È presente anche in questo Blu-ray un documentario dal titolo Storie di Mafia, e questo è il disco all'interno. Ecco qua, e questi sono i quattro Blu-ray presenti nel box. E qui invece passiamo al booklet della Raro Video. Ricordo che in merito all'audio ne presentano il doppio audio italiano-inglese, tutti in 2.0, tra il boss che è solamente in mono. Mentre per quanto riguarda invece il formato video sono tutti e quattro in 16 noni 1.85. E qui sfogliamo il booklet tutto completamente in lingua italiana, con varie foto, curiosità, in questo caso adesso del regista Di Leo. Sfogliamo velocemente il tutto. Ecco qua. Quindi mettiamo un attimo in fila tutti i quattro dischi, tutti i quattro Blu-ray, questo bellissimo box che comprende, diciamo, i Blu-ray dei film più celebri di Di Leo, consigliatissimo a tutti gli amanti del poliziesco e noir all'italiana. Bene, il nostro video termina qui, grazie di averci seguito e alla prossima, ciao a tutti!